ragazze e ragazzi, nel vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Come vedete siamo su un server, nella sezione Skywars, e direi subitissimamente di vedere, tanto di lasciare il menu aperto, magari il qualcuno, eccolo qui. E diciamo che questo sarà un video così per giocare a qualche Skywars o magari qualche Bed Wars magari più tardi. Vediamo più o meno quanto mi tiene. Ok, allora qualcosa sicuro sono riuscito a ottenerla. Stessa cosa riguardo di qua, ok. Tu che fai? Nessun effetto. Ok, ho trovato le frecce ma non ho trovato nessun tipo di arco. Ok, magari in questa, scendendo in un'altra chest. Ok, spada veramente buona. Lava può essere utile, i diamanti sicuramente sì, perché mi posso fare pezzi di armatura e la cosa mi fa molto molto comodo. Allora, quindi ok, a quanto pare non ho più niente da poter fare, almeno così sembra nella mia isola. Ok, loro due stanno combattendo tra di loro, stessa cosa succede di là. Quindi per il momento direi di, innanzitutto di vedere cosa sta succedendo. Ok, diciamo una cosa comoda è appunto cercare di arrivare il più in fretta possibile verso l'interno, cosa stiamo riuscendo a fare. Ok, c'è qualcuno verso il basso, intanto approfitto per andare verso di qua, magari no, l'elmetto già ce l'ho in diamante tra l'altro, oppure una mela d'oro che fa sempre sempre comodo. Ender per, ok, uova, l'arco che sicuramente sarà utile. Ok, continuo a mettere il pezzo di armatura, la spada prendo pure quell'altra per evitare di lasciarla a qualcuno. Ho sentito una cesta che si apriva. Ok, no, non vedo, l'unica cosa che posso fare è correre. Eccolo, tentera visto. Ok, sono morto. Ok, ci sta questa qui, si sta avviando, quindi direi di entrarci subito. E ok, siamo 6 giocatori, direi buono. Vediamo cosa trovo. Ok, qualcuno che ha fatto, ma lanciato qualcosa? Ok, direi sicuramente di, non so il perché ma sono mezzo invisibile. Ok, ma non vedevo il perché, cioè come facevano, cioè chi era che mi sparava. Ok, probabilmente era lui, questa dovrebbe essere la mia isola. Allora, vediamo se cliccando su Hub mi va il menu principale. Sì, andando nel menu principale, quindi torniamo subito nel menu di della Skywars che sta caricando e stranamente ci sta mettendo veramente veramente tempo. Ok, perché mi stai ricaricando nuovamente? Ok. Ok, questo si sta avviando.
Diciamo che non appena qualcuno si connette, subito gli altri riempiono il server, per fortuna. Cioè la sezione. Ok, io cerco sempre, diciamo, cerco sempre quante più chest possibili. Spada. Ok. Anche se non la apro subito, diciamo, anche se non le sfrutto proprio al meglio. Tanto prendo tutto. Ok, hanno cercato di spararmi. Cosa che non sono riuscito a fare. Allora, non so se la TNT si può tirare oppure no. No, non si può tirare. Ok. È uno che ha un arco molto molto potente, però vediamo se in qualche modo riesco a partecipare, cioè almeno fare qualche kill, qualcosa di decente, anche se dubito veramente. Allora, ok, quello riesco a colpirlo più o meno. Ok, ho fatto pure 50 monete. Ok, diciamo che la cosa più utile da fare è quella di... Ok, qualcuno sta sparando. Quindi direi che è il momento di andare a colpire nella... Ok, questo dovrebbe morire a momenti. Ok, uno sono riuscito a farlo fuori. Ok, ah, quello lancia direttamente TNT. Mele, mele. Il metto. Cibo che sicuramente userò. Ok, cacchiarola. No, cascare nel vuoto. Meglio cascare nel vuoto piuttosto che... Oh, sono arrivato terzo. Ottimo. Ah, che è lui poi tra l'altro quello che... Mi ha fatto fuori. Ah, così subito. Non ho fatto neanche in tempo a entrare. Allora, come sempre, vedo tutto quello che posso prendere. Per il semplice motivo di lasciare il meno possibile gli altri. Ok, piccone di diamante poi. Il che è veramente veramente buono. E come armatura, ok, per il momento solo due pezzi. Allora, per uscire devo passare di qua. Ah, uno è già morto. Ok, questa è vuota, quindi le ceste me le sono svuotate. Allora, diciamo che la cosa più utile da fare è quella, come già detto, di andare verso il centro il prima possibile, nella speranza che nessuno ci butta di sotto. Ok. Direi di passare subito alla spara, ovvero è di legno. Cioè di pietra, e la cosa non è che è proprio delle migliori. Ok, chest. Tu cosa sei? Flashback. Ah, ok. Non vedo perché mi motivo, cioè, non vedo come mai mi ha dovuto togliere l'unica arma che avevo.
Quindi questa può darsi che, eppure queste potrebbero essere utili. E altra spada, che se, ripeto, non si sa mai. Però ok, c'è sta qualcuno sta sparando. Non mi pare che stanno sparando a me. Io nel dubbio salgo. Armatura leggermente cioè più sì, leggermente, sicuramente più decente di quella che avevo prima. Ok, siamo rimasti in tre. Quindi anzi, in due. No, ok, cibo questo lo prendo che non mi occupa. Chi? Un vetro ti ridà di queste cose. Non, praticamente non ho armi. Ok, prendi un colpo, l'altro. Direi di approfittare di prendere la mangiare una mela d'oro. Anche ok, quindi ogni cosa che prendo sembrerebbe essere un'arma. Eccolo, nostro amico. Ok, ho praticamente vinto, il che è la cosa che mi rende abbastanza soddisfatto. Un altro che sta ok, devo ricordarmi di andare quelle un po' più vuote per il semplice motivo di vedere se riesco a recuperare qualcosa magari di utile. Ok, allora vediamo giù se trovo qualcosa di, se vera effettivamente qualcosa di utile. Ci sta pure del ok, ci sta pure del del ferro. Ok, con questo sicuramente ci farò l'elmetto. E è rimasto solo un l'ultimo pezzo. Ora vediamo se qui in zona riesco a vedere. Ecco, infatti un'altra cesta. No, vuota. No, a te non mi interessavi. A meno che non riesco ad arrivare a lui. Ci arrivo a te. No, ok, non ci arrivo proprio. Ok, lui sta andando da quella parte, quello sta andando di là. Approfitto per mangiare al volo e per dileguarmi da qualche parte, magari verso di qua, perché così in qualche modo posso sfruttare i ponti degli altri. No, ok, non dovevo sfruttare i ponti degli altri, giusto così mi fa aprire cesse. Sì, roba incantata verso il centro. E ah, ok, spam di comandi addirittura. Ok, questa sta già partendo, io mi metto di qua. No, non voglio votare, inventario. No, non posso, ok. Devo cercare di capire meglio come funziona il menu. Uff, ferro. E pezzo di armatura già messo. Una cesta sola?
No, non credo ci sia una cesta sola. Penso che qualcosa qui in alto ci sia. Sì, appunto. Ascia. Ok. Ci sta pure del. Ok, ci sta. Queste non sono. Ok, non sono delle. Chissà che cosa, però il grano sicuramente lo vado a prendere. Ok, ora scendo al volo di sotto per andare a posare le cose che magari non mi servono. Vero cavolo? Estonna. Quindi devo prendere la cobblestone. Veramente, veramente un casino questo. Più che altro il ferro lo voglio prendere per completare l'armatura. Ok, sempre lui viene cacciato. Quindi approvo, ma non ha altri 50. Ah, ok, quindi si parla di craftare items. E quindi danno i vari premi per craftarli. Il che va più che bene. Ho solo tre pezzi di ferro. Meh. Non è che la cosa mi convince più di tanto. Però posso craftarmi del cibo, da parecchio cibo. Ok, quindi direi di approfittare. Vero, sono rimasti solo 13 pezzi di legno. Lui dubito che qualcuno lo vada. Dobbiamo cavolo di colpo. Perché non avvisa che sta per darmi un premio. E quindi uno magari non se l'aspetta. Ok. Vediamo tu cosa potresti rendermi. Ok, 2 mele d'oro. Altro ferro. Ok, a quanto pare nessuno se l'è preso il ferro, per ferro, almeno non lui. Ah, qui ci sta, 5 pezzi. Torta oro. Ok, sesto pezzo. Ok, posso farmi parte dell'armatura. Ok, lì vedo un nome. Ah, frecce che sono sicuramente utili. Allora. E questo pezzo qui di il piccone di legno. Allora, mentre approfitto che non so se farà dubito che si metterà farà in tempo a cuocere gli altri pezzi, quindi approfitto, faccio il volo. Ok, non posso utilizzare il componente. Ok, ora devo capire dove devo andare. Di qua sicuramente. Sì, approfitto. No, non è il mio di ponte, vero? Sì, il mio dovrebbe essere quello di là. Ah, lui mi ha visto. Ok, siamo in 4. Le casse sono riempite nuovamente, quindi direi di approfittare Enderpearl. Ok, la cosa potrebbe andare a favore mio. Piccone, decisamente meglio di quello che avevo.
altri blocchi. Ok, per il momento qui basta. Direi di vedere se tornando dietro verso casa. Ah, altra cesta. Ok, 4 diamanti potrebbero essere utili, anzi sono utili, perché ne approfitto per farmi una spada di diamante, che sicuramente rispetto a quelle che ho, sì, i gambali non ce li avevo, però sono meglio quelli di ferro. Flint potrebbe essere utile, un pezzo cuocere, un pezzo di ferro, pure cobweb possono essere utili. Allora, sbrigati. Ok, la flint e steel è utile, dicevo, per accendere il del fuoco, magari. Quindi devo sbrigarmi a tornare alla mia isola, così per approfittare e vedere cosa trovo di nuovo nella cesta. Snowball, ender pearl, un altro arco. No, come cavolo ha fatto? Non ne ho idea. Ok, direi tranquillamente di andare in un'altra partita. No, non ho niente. Statistiche, monete. Sì, lo so, ho 280 monete. Però voglio vedere se posso. Ok, no, non posso vedere nulla, se posso ottenere qualcosa. Altra isola. Ok, altre 50 monete. Ok, vedo qualcuno, sento più alto qualcuno che spara. Tu non mi servi, tu sì. Non ho neanche fatto in tempo. Allora, vediamo se posso ottenere qualcuno. No, inventare non posso prendere niente. Sì, mi dà varie cose, però non posso prendere niente. Ok, 2 kill. Ok. No, questo è quello di prima. Ah, non posso. Oh, siamo in 2. No, questo può andare alla lobby. E quindi, ok, a quanto pare per il momento ancora non posso prendere nulla. Ah, ma quello è tutto. Ci sta l'oro lì, del ferro quella, il che potrebbe andare veramente a favore mio, perché con tutto questo ferro che ci sta qua in zona, sempre se non cado nel vuoto come pochi. 1 e 2. No, non conviene passare di qua, ma fare come ho fatto prima e saltare. Stessa cosa per quanto riguarda l'altro lato. Quindi saltare di qua. Stanno ovviamente attenti a non finire di sotto il... Questa è... Ah, non me l'aspettavo sinceramente. Ora come ci torno di là? Ah, ok, quindi mi ha ridato parte dell'isola, per fortuna. Ok, tu sei cosa normale. Qui sotto vediamo se ci sta qualche altra cosa. Ahimè, ho pochissima vita, e perché l'ho persa come se non ci fosse un domani. E ricordiamoci che è pieno di ferro,
la zona, cioè nel senso che è pieno di ferro la zona. E possiamo approfittarne un po'. Ah, sto bene a scavare, c'è sta zona segreta. Ok, immagino che le 5 blocchi di ferro bastano e avanzano. Quindi approfitto per andare velocemente verso di qua. Ok, ma dubito che di qua possa fare qualcosa. Ok, sono... Ok, devo rushare un player. Allora, tra 2 minuti refillano le ceste. Ok, immagino che di qua non si può andare. Ok, quindi l'unica cosa che posso fare è prendere blocchi a caso per salire. Magari salendo ho la possibilità di vedere meglio, non solo di vedere meglio la zona, ma magari riuscire ad andare in vantaggio. Ok, no, non devo andare di qua, ma di qua. Ok. Quindi l'unica cosa ora mi conviene fare è scendere approfittando dei vari blocchi che raccolgo. No? Ok. Non me l'aspettavo. Ok. Ok, siamo tornati in Egitto. 7 giocatori. Ok. Il che va più... che bene. Vediamo cosa trovo. No, tu non mi servi. Allora Flint & Steel. Ok, sempre pezzi di armatura. Un piccone. Latte. Ok, un'armatura quasi completa di ferro. Però blocchi, non ho trovato cibo, quindi direi di approfittare, questa mi pare già averla svolata, sì, di approfittare di questi balli di fieno, giusto, me ne prendo giusto 3. Allora, i bottoni non mi servono. E quindi ho pure un minimo di cibo. Ok, siamo arrivati già in 5. 4, perché quello mi sa che si è appena disconnesso. Tu che hai qui di utile? Ok, una spada e basta, lava, spada e lava. Ok, sicuramente passerò di qua, che essendosi quello appena disconnesso dubito che, cioè, chiunque potrebbe andare verso il suo interno. Però dubito che qualcuno lo faccia subito. Ok, ne approfitto solamente per il fatto che al centro dovrebbe, appunto, a parte per la missione, però potrebbe capitare di trovare qualcosa di più da incantare, di parti di armatura, il che ci rende avversari più difficili da sconfiggere. Ora mi faccio altro giretto, altro pezzo di armatura, no, non mi serve. Le frecce possono, anzi sì, non è che possono servirmi, mi servono. E del cibo, perché non so quanto questo possa essermi utile. Ok,
voglio provare a passare da quest'altra parte. Ok, siamo rimasti sempre in 4 giocatori. Spero di essere uno tra gli ultimi bersagliati. Ok, mi faccio altri 2-3 passaggi. Ovviamente approfitto per tenere la spada in mano, non si sa mai. 4 pezzi d'oro e canna da pesca. Canna da pesca potrebbe risultare qualcosa di utile. Cosa? No, ok, era solo un bug. Qui mele d'oro e latte. Ok, al momento non vedo altri player in zona, siamo in 3. Ok, allora sicuramente proviamo a mangiare. Non so se cercare di usare di andare verso il centro. Direi di sì. Ok, da questa zona non vedo nessuno. Immagino sia dentro la piramide. Ok, la cosa dovrebbe essere a favore mio da un certo punto di vista. Ok, non vedo ancora nessuno, il che, ripeto, meno gente vedo meglio è. Ok, siamo quasi arrivati verso il centro. Sono voluti più di 30 blocchi. Ok, si sono praticamente al centro. Ora giro un po' nella speranza di trovare qualcosa di più utile rispetto a quello che ho. Allora, approfitto per aspettare questi 10 secondi, che poi conviene aspettare perché cioè conviene aspettare per il semplice fatto che ora refillano le cose. Avrebbero refillato le cose, le cesta, e il che è comodo. Ora, quello è il ponte mio, ok. Lì ora verso il centro, non so se qui vado verso qualche cesta, sì. Allora, pelle non mi interessa, cibo quanto pare al momento è una sufficienza, pure di blocchi. Quindi l'unica cosa che ora come ora conviene vedere se ci sta una cesta è qualche pezzo di armatura incantata. Ok, però fare un salto pure a quest'altra parte, no. Ok, siamo 3 giocatori e uno dei 3 sta lì dentro. Ho qualcosa da lanciare? Sì, l'Ender Pearl. Ok, altre cose possono essermi utili? Sì, l'arco, perché ricordo siamo in lontananza. Ok, non vedo nessuno. Ok, no. No, si uova. Possono essere utili. Spada che è migliore della mia. E stessa cosa per quanto riguarda l'Ender Pearl. Ok, qui c'è stata un'altra porta. Allora, pantaloni incantati. Protection sicuramente migliore. Allora, ah, i lapislazzoli mi mancano, quindi ancora non posso, non conviene utilizzarli. Questi li posso posare, posso pantaloni incantati, meglio di questi qui. Quindi sì, mi sto rifacendo parte dell'armatura. Ah, non so se ho, sì, ce l'ho Flint Steel. Bookshelf, anvil, ok.
poi per quanto riguarda qua, no. Ok, elmetto migliore. Stessa cosa riguarda il la chest plate. Ancora non ho visto nessuno, il che da certi aspetti mi potrebbe far preoccupare. Ok, siamo in due. Ho fatto l'armatura un po' più decente. Archi, che ora ma tanto non è che... cioè, ne ho abbastanza. Ora, a quanto pare, eccolo qui. Ok, l'unica cosa che conviene fare è scorrere e mangiare. Penso che mi sta seguendo da quest'altra parte, quindi approfitto per... Ok, ripeto, la cosa che conviene fare di più in assoluto è quella di cercare di correre, mangiare soprattutto. Ok. Lui sta... ok, torniamo tranquillamente alla lobby. Allora, ragazzi, 430 soldi. Vediamo se posso utilizzare per qualcosa. E 10.000. Quindi devo... ne ho 430. Vediamo se ho qualcosa di... ok, questi costano veramente tanto, 15.000 addirittura. Che 25.000 e 50.000, quindi queste sono veramente, veramente tante. Ah, ok, quindi ci sono alcune cose che costano pure molto, molto meno, tipo 750. E... ok, questo è... ok, ci sta qualcosa in cui posso approfittare. Quindi per poter partire, diciamo, certi aspetti avvantaggiato. Allora, ragazzi, direi che per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook e ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.